Abbiamo due fantastiche occasioni per incontrarci, abbracciarci e stare un po' di tempo insieme. Il 31 marzo saremo al Gardacon, la fiera di Montichiari, in provincia di Brescia. Mentre il 13 e il 14 aprile saremo al Torino Comics, la fiera di Torino. Non vediamo l'ora di vedervi! Ci vediamo lì! Sabrina, che è rosso? No, fermati un attimo. Questo è anche lo scatolo è rosso. Ma che dici? Questi non sono rossi. Eric, no, forse non ci siamo capiti. Io lo vedo rosso. Non devi prendere le cose con la scatola rossa, ma le cose che sono realmente rosse dentro. Il cibo deve essere rosso. Deve essere rosso il cibo? Posa questo, per oggi niente mangiare queste cose. Queste però sì, sono rosse. Ok, bravo, hai trovato qualcosa? Mettila nel cartello, su. Ma non è rosso. Guarda qui, ho trovato il riso rosso, non sapevo esistesse. Ok, io sono un po' preoccupato di tutta questa storia. E il Ravanelli. Ah. Buongiorno ragazzi, io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo, Danilo, chi siamo, Danilo? Tutto a posto. Comunque, non so se avete notato, ma siamo entrambi vestiti di rosso. Sì, guardateci. Come siamo belli, coordinati. Sì, sì. Ma non è un caso, e non è solo per essere coordinati. Come avete visto, poco fa siamo stati al supermercato questa mattina molto presto, perché dovevamo assolutamente comprare delle cose e non è stato affatto facile trovarle tutte. Abbiamo girato molti supermercati, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E come potete leggere già dal titolo, oggi non faremo altro che mangiare per 24 ore cibo di un solo colore. E del colore rosso. Rosso come le nostre maglie. Non potremo mangiare assolutamente nulla che non sia di colore rosso, o che comunque non abbia come colore principale il rosso. Questo significa che non potrò mangiare quello che mangio quotidianamente. No. E dovete sapere che Dominique ha comprato al supermercato tanti cibi strani che io non ho mai provato, e questo mi fa tremendamente paura. E io lo so che rimarrò a digiuno, oggi non mangerò niente, niente! Ah, Eric, che dici? Torna qui. Siete curiosi di sapere che cosa abbiamo comprato? Forza, andiamo là dentro, guardate un po' cosa c'è qui. Ta-da! Tutto il tavolo bandito e allestito di cibi rossi, solo rossi! I miei preferiti sono questi! Ho girato tutto il reparto ma ho trovato le caramelle tutte rosse! Sì, ma Fasale, questo è solo un piccolo spuntino! Guardate questi piuttosto! Ravanelli! Piccolini, guardate che carini! Mi sembravano caramelle, poi ho scoperto che sono tipo verdura e quindi non mi piacciono. Ma no, Eric, sono buoni i ravanelli! Dici tu? Sono rossi, guardate che carini, perfetti direi! Poi abbiamo comprato il gelato, gelato rosso! Rosso. Sì, la scatola in realtà è vuota perché ovviamente il gelato è nel freezer, altrimenti squaglia. Sì, quindi no, non ci serve più. No. Eric! Poi abbiamo comprato i salamini. Guardate che sono rossi questi salamini. E le fragole, guardate che bellissimo cestino di fragole. Pomodori, yogurt, ginger, patatine al ketchup rosse, salsa barbecue. Però un grandissimo problema è stato trovare qualcosa che potesse sostituire il pane in questa giornata. Alla fine però abbiamo trovato queste. Sono delle bruschette al gusto pizza, dovrebbero essere comunque sul rosso. Sì, sono un po' rossicce. La cosa più rossa che abbiamo trovato. Altro salame piccante. E il riso rosso. Non ne sapevo l'esistenza, cioè sapevo il riso nero. Ma il rosso no. E non ho idea di che sapore possa avere, non ne ho proprio idea. A me fa molta, molta, molta paura, molta. Sì, perché dovete sapere che io amo provare cibi nuovi, cibi che non ho mai provato, che non ho mai visto. Invece Eric è tutto il contrario. A me fa paura tutto quello che non ho mai provato. Ma se non li provi, non puoi sapere mai che potrebbe esserci nel mondo cose buonissime e squisite di cui tu non sei a conoscenza. Quindi bisogna provare tutto. Ma comunque, poi abbiamo trovato anche questo. Guardate com'è rosso. È succo con mele, fragole, mirtilli, lamponi. Beh, insomma, uva, un po' di tutto. Tutto ciò che c'è di rosso in natura, praticamente. E per finire, la cosa che più voglio mangiare oggi, l'unica cosa che rende davvero felice questa challenge, la pasta al forno che è qui. Ta-da! Sgomberiamo il tavolo e torniamo per la colazione. Per colazione facciamo una bellissima macedonia di fragole. Tagliamole a pezzettini. È la mia frutta preferita in assoluto. Sì, dai Dominique, va bene, però taglia, ho fame. Eric, perché non aiuti piuttosto? Ma io non sono capace, tu lo sai fare bene. Ah,
E invece qual è la vostra frutta preferita? Fateci sapere. È stato difficile trovare uno yogurt che fosse rosso, perché anche se fatto con frutti rossi, alla fine o è rosa o è viola, come quella alla fragola e quelle frutti di bosco. E noi abbiamo trovato questo yogurt qui, che dovrebbe essere rossissimo perché è fatto con le ciliegie e con le amarene. Non so voi, ma noi non abbiamo mai provato lo yogurt con ciliegie e amarene, mai. Proviamolo, Dominique, passami il cucchiaino. Tieni, a te l'onore di provarlo per prima. Vediamo se è rosso, eh. 3, 2, 1. È rosa. Ma è rosa. È rosa. È rosa. È rosa. Perché tutti gli yogurt del mondo sono rosa? Eric. Ma aspetta, dovevamo provarlo insieme. Dovevi dirci che cosa ne pensi. Cosa ne pensi? Rosa. Che vuol dire? Di sapore. Buono. Comunque è un po' più scuro di quella alla fragola. Non so se si vede in telecamera. Ok, forse in telecamera sembra più rosa di quello che sia in realtà. Ma è buono. Non l'ho mai mangiato, ma mi sa che comincerò a mangiarlo. Come colazione non c'è male. Yogurt e fragole. Buon appetito allora. Che buone fragole. A few moments later. Bene ragazzi, abbiamo finito di fare colazione e adesso magari mi rilasserò un po' guardando qualcosa su YouTube. Sì. Ne vuoi una? Ma di già! Eric, ma hai appena finito di mangiare! E lo so, Dominique, però sono cose rosse, non è che riempiono, cioè. Ma anche a 10! È cibo! È normalissimo cibo, anche se è rosso! Dai, Eric, ma questi erano per la merenda! Ok, me la prendo. Ehi, Dominique, posso chiederti una cosa? Dimmi, Eric. Io tipo questo lo potrei mangiare. Ma Eric, ma è marrone, non lo vedi? Oggi no. Beh, Dominique, però sono punti di vista. Magari per un daltonico è rosso. Ma Eric, non penso. No. No. Però una cosa, se tipo fosse rosso, io potrei mangiarlo, giusto? Certo. Ah, va bene allora, va bene, ok. Ok. Va bene. Eric? Che stai facendo? È il colorante, Dominique. Col colorante rosso, questo diventa rosso. Ma no, Eric, non funziona così. Questo è barare, non sarebbe giusto. Devi mangiare soltanto i cibi già rossi. Non puoi farli diventare tu rossi. Dai, dammi questo e dammi anche questo. No, quello me lo conservo io. No, questa domani, domani. Ma è troppo tempo. Ma dobbiamo mangiare tantissime cose, tipo i ravanelli. Oh mio Dio. Signori e signori, è arrivato il momento più atteso dell'intera giornata, ovvero il momento del pranzo. E con tantissimo piacere e onore che vi presento Mister e Miss Lasagna. Perfetto, mangiamo. Buon pranzo ragazzi. Direi che è decisamente rossa, guardate quanto pomodoro. Ovviamente dobbiamo bere cose rosse, quindi abbiamo succo e ginger. Io sono super curiosa di provare questo qui. Sarà un mix di sapori. Sì, mix di sapori. Ecco. Ma lo petta malissimo. No, non sei molto convinta. Odore strano. Oh mio Dio. Proviamo, vediamo un po' com'è. Oh, guardate che colore. Ma è troppo rosso. Mamma mia. Buono. Davvero? Sì, Eric, provalo, buono, tieni. Poco. Bevi. Dai, ma è buono. Sa di troppe cose. Ma Eric non vuole provare mai niente. Io spero che voi non siate come lui. Provate sempre tutto. Ho provato, Domenico, ho provato. E adesso, dopo le lasagne, per il nostro pranzo rosso, mangeremo un piatto di pomodori e ravanelli. Due cose entrambe rosse. No, ti prego, il ravanello no. Il ravanello no, non ce la faccio veramente, mi posso impegnare quanto vuoi, ma non ce la faccio. Dai, No. Forza, vai. No, lo provo e basta però. Vai, apri. Aprirà. Dai, Eric, non fare con la faccia. Dai, Eric. Forza. Com'è? Eric! Ma no! Ma quanti anni hai? Due? Ma i bambini piccoli sputano le cose! Finalmente il gelato! Sono delle coppettine variegate alla marena. Sì, però è un po' una truffa. Diciamo che erano più rosse nella scatola. Sì. La smetti di leccarti i coperchi! Scusa, ma non è colpa mia! Bene, buon appetito, finiamo col dessert. Buon appetito. Eric! Ma non vuoi rubarmi il mio? Sì che posso! Dai! No. Dammelo! Prendilo. Ma che schifo, vai via! Vai, via proprio, via! Vai via dall'inquadratura! No, via dall'inquadratura! Later. Sono male, mi sa che è tornata la febbre.
Come la febbre? Sì, donna. Secondo me tu ti vuoi approfittare di questa cosa, del fatto che stai male, perché vuoi essere coccolato da tutti quanti, tutti a dirti: Eric, come stai? No. Eric, mi raccomando, mangia. Eric, mi raccomando, copriti. Basta, riprenditi. No, Dominique, sono serio, sono serio. Sto male, sono malaticcio. Sono veramente ho la febbre molto alta. Va bene, allora prendiamo il termometro. Non serve. Oh mio Dio, ho anche le allucinazioni. Le allucinazioni? Oh, attenta, attenta. Ma che... Che sta facendo? C'è un pomodoro gigante! C'è un pomodoro gigante! Armato di ravanello che vuole picchiarci! Eric è totalmente impazzito! Non so se fa così per la febbre o per le cose rosse che ha mangiato! Eric, calmati! Leggere sul pomodoro! Basta! Le cose rosse mi stanno facendo impazzire! Ma... Aiuto! Eric! Eric! La smetti! Eric, scusa, Eric, guardami. Ma sono qui. Oh, ciao Dominique, come va? Ma sei completamente impazzito! Ah, sto male. Oddio, ragazzi. Davvero preoccupante. Se ti do delle patatine, ti riprendi? Sì, patatine. Ah, resta qui, resta qui. Tieni, Eric, patatine. Basta. Ah! Che c'è? Sono rosse, basta, cose rosse, basta! Eppure sono buone. Non è male. Much later. Ok ragazzi, nel frattempo si è fatta sera e io direi di cominciare a vedere come si fa a preparare la cena. Infatti abbiamo preso questo riso rosso. Adesso come si cucina? Dice che posso farlo in padella o nel microonde. Dominique, io ho seri dubbi sul fatto che mi piaccia questa cosa. Vediamo un po' com'è questo riso. Oh mamma! Vediamo. Sembra, sai cosa sembra? Cosa? Insettini! Come insettini? Guarda! Oh mio Dio, lo vedete? Stranissimo! Voi lo mangereste? Vabbè ragazzi, ci proviamo, vediamo che cosa succede. Io ne faccio veramente poco, molto poco, eh? E adesso in 2 minuti dovrebbe essere pronto, perché praticamente è precotto. Fa un odore davvero strano! Io solitamente adoro provare cose nuove, ma questo qui non è molto invitante. E ora chi lo prova per vedere se è cotto? Tu! Io! Non esiste proprio. Ok ragazzi, è pronto. Dai Dominique, provalo. Tu che dici che ti piace provare tutto, dai, provalo. Vado, eh? Ok. Vado. Ok, siamo tutti con te. Che c'è Dominique? Che c'è? Oh mio Dio, qualcosa non va? Che significa quell'espressione? Dominique, parlaci! Non ho capito niente. Non ci credo. Ma non è nemmeno brutto! Quasi quasi, non so di niente! Meglio il riso normale, però. Passiamo a qualcosa di più invitante di quel riso rosso, barra nero, barra non riso cereali. Alla fine l'ho lasciato comunque. Salsiccette, salame e salame piccante. Con bruschette al pomodoro. Sono rosse! Non so come si vede in telecamera, però sono rosse. Non so se era meglio il riso. Ottieni. No, non scherzavo, facevo per dire. Ah! Aiutatemi! Ok, diciamo che abbiamo mangiato qualche bruschetta e un paio di salamini, anche se a dire il vero non sono granché. Mi sa che le fragole sono la cosa rossa più buona in assoluto. Later. E gli sta venendo la febbre. No, di nuovo, no. Di nuovo la febbre, ti batterò. Oh mio Dio, il pomodoro. Il pomodoro. Dai, pomodoro. Eric. Voi lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video e se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. E fateci sapere se vi piace questa tipologia di video e se volete che in un altro giorno proviamo a mangiare cose di un altro colore. E se volete suggeriteci che colore potremmo fare la prossima volta. Iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina e seguiteci anche su Instagram, ci trovate come dinsieme.official. E oggi salutiamo Mihaly Nicole, Marco Pupillo, Sara SMP, Ginevra Di Bianco e Carola Magnaci. Ciao ragazzi, tutto normale a tutti quanti voi. Ciao belli, siete troppo belli, troppo belli, belli, bellissimi. Vi vogliamo troppo bene e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao! D'insieme, 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 d'insieme.